Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze e li aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se volessi saperne di più, qua sotto in descrizione trovi il link al mio sito internet rinascere.net dove puoi trovare i vari pacchetti di consulenze che offro per aiutare appunto i ragazzi in maniera molto più specifica, visto che i video aiutano sì, ma se uno volesse un consiglio un attimo più dedicato e personale, cucito su di sé, lo trovo qua sotto. Oggi parliamo di come far durare una relazione. Premesso che non sono un terapeuta di coppia, ho avuto parecchie relazioni, quindi so dire qualche cosa. È un argomento molto complesso, vastissimo, ci hanno scritto libri, ci fanno sedute di terapia appunto con il partner e ci sono diverse strategie per risanare un rapporto, sistemarlo, farlo anche migliore di quanto era quando è nato, ma il punto qui è come farla durare. Consigli random, banali, che posso anche darvi, che per me sono banali perché sono cose che io do per scontate, essendo cose che metto in atto per quel che riguarda le mie relazioni personali, ma magari non lo sono per alcuni. La cosa fondamentale è il compromesso. In una relazione tu vai a condividere il tuo tempo con il tempo di un'altra persona, quindi questa persona dovrà necessariamente scendere anche lei a patti, se così vogliamo, con te, come tu con lei. Perché? Perché se così vogliamo, tu non sei più padrone di fare qualunque cosa, perché sei in un certo senso vincolato a quella persona, cioè hai degli obblighi verso di lei, dei doveri, il non tradirla, il rispettarla, il non parlarle male alle spalle, insomma, tutte quelle cose che possono ledere alla persona o al rapporto. Quindi, come far durare una relazione? Innanzitutto col compromesso, appunto, non puoi pensare che quella persona sia esente da difetti e che sia perfetta come tu vuoi. Anche la persona che trovi più corrispondente a quelli che sono i tuoi gusti ha delle cosucce che scoprirai col tempo, te lo assicuro, che non ti piacciono per niente, ma sono immodificabili o appena appena tamponabili. Perché? Perché fanno parte di lei e quindi devi in un certo senso farteli andare bene e col tempo arriverai ad amare questi piccoli difetti. Parlo sia di aspetti puramente estetici, ma anche di comportamento, di idee. Ci sta che su certi argomenti non vi troverete mai, ma è anche quello il bello, il poter dibattere sempre con rispetto, senza scannarsi. E ovviamente devono essere in misura inferiore rispetto ai motivi che ti spingono a stare con lei, altrimenti la relazione va un po' a morire. Quindi se il primo era il compromesso, il secondo può essere la pazienza. I rapporti durano, come sai, una vita, se anche tu hai dei genitori che sono ancora sposati e saprai sicuramente che hanno avuto alti e bassi, quindi bisogna avere pazienza e soprattutto sapere che certe cose possono a un certo punto smettere di funzionare o funzionare male e bisogna prendersi in carico di sanare queste cose per portarle avanti se c'è ancora interesse. Pazienza significa anche sapere che non solo ci saranno alti e bassi per colpa tua o sua, ma perché è la vita, può capitare qualche cosa magari di esterno che va a rovinare quelli che sono i rapporti e quindi devi avere pazienza nel pensare che da lì a poco questi si risaneranno, anche se ultimamente è tendenza che appena qualcosa non funziona lo si sostituisce con qualcos'altro, quindi se una relazione non va bene si tende più che in passato a accantonarla e cominciare una nuova da capo. Questo però crea un problema, ovvero il fatto che una persona non va mai a incrociare quelle che sono le problematiche di una relazione già avviata, perché continua a ricominciare, quindi arriva, non so, massimo all'anno, ai 6 mesi e è un periodo felice, è una zona felicissima perché le vere problematiche vengono fuori dopo, quando passano degli anni, quando le persone cominciano a sentire una certa, non dico stanca, ma ci si conosce molto molto bene, non c'è più quel brivido, quella novità che ci poteva essere nei primi 6 mesi, sia dal lato sessuale che dal lato comunicativo, eccetera, eccetera. Quindi pazienza, il sapere che notoriamente o come abitudine per tutte le relazioni in piedi, queste possono a un certo punto rallentare o diventare leggermente meno belle di quanto non fossero all'inizio e devono essere rinnovate se c'è voglia da entrambe le parti, ovviamente, di fare questa cosa. In ultimo, cosa fondamentale, guarda bene con che persona tu vuoi iniziare una relazione, perché quella potrebbe non essere la persona per te, potrebbe essere la persona perfetta ma al momento essere sbagliato, potrebbe lei aver nascosto delle cose non per colpa sua, ma che verranno fuori con il tempo, che ti faranno capire che siete inconciliabili, magari orari di lavoro che vi impediscono di vedervi, o magari vedete mezz'ora al giorno, non è possibile.
differenze ideologiche che magari non hai trattato all'inizio della conoscenza e sono venute fuori dopo, quando la situazione si è normalizzata e avete cominciato a parlare veramente di ogni cosa, anche di quelle cose che io sconsiglio a inizio conoscenza o appuntamento, politica, religione, posizioni particolarmente polarizzate su un qualunque tema, insomma cose che potrebbero farvi scontrare e che non sono venute ancora fuori. Mi fermo qua perché la domanda è ampissima e non vorrei fare un videocorso, magari un giorno lo farò, chi lo sa. Questo è quanto, vi ricordo come sempre a fine video che qua sotto in descrizione potete trovare le mie consulenze private al sito rinascere.net, ovvero pacchetti differenziati che ho creato per aiutarvi in maniera privata e personale a risolvere i vostri problemi sentimentali o ad aiutarvi per diventare più abili con le ragazze. Ci vediamo in un prossimo video.